L'Europa del futuro potrebbe parlare sempre più cinese. Il gigante asiatico, dopo essersi impegnato a sostenere i paesi più fragili della zona euro, adesso guarda all'Italia. Alla vigilia dell'approvazione, grazie alla fiducia della manovra economica da più di 54 miliardi, la penisola resta nell'occhio del ciclone. E il ministro dell'economia Giulio Tremonti, che anni fa aveva espresso il suo timore su una colonizzazione del vecchio continente da parte della Cina, ora sembra rivolgersi proprio a Pechino. Il debito italiano ammonta a circa 1.900 miliardi di euro, circa il 120% del prodotto interno lordo, mentre la Cina ha nelle sue mani più di 2.300 miliardi di euro in oro e valuta straniera. Così questo analista. La Cina è disposta ad acquistare titoli di Stato italiani, è un messaggio a Bruxelles e a Berlino, perché così hanno chiarito che l'Italia è ancora un membro dell'Eurozona. La Cina non è disposta a comprare bond greci ed è ovvio che ai suoi occhi la Grecia non è un membro dell'Eurozona e non lo sarà mai. Pechino, che deterrebbe già circa il 4% del debito italiano, sarebbe anche interessata all'acquisto di partecipazioni in aziende strategiche come Enel o Eni. La scorsa settimana a Roma Tremonti e Matteoli hanno incontrato una delegazione cinese arrivata in Italia per valutare possibili investimenti industriali. E mentre il Tesoro ha collocato sul mercato i BTP a 5 anni con un tasso di interessi del 5,6%, il più alto da quando l'euro è nato, dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama è arrivato un appello ai leader europei. Il capo della Casa Bianca ha chiesto che vengano messe a punto una politica monetaria e una politica fiscale comuni. Per Obama l'unica soluzione possibile è mostrare ai mercati che i paesi della zona euro sono pronti a sostenersi reciprocamente e sono pronti a correre in aiuto di quelli in difficoltà.